Finalmente conosciamo i nuovi titoli disponibili all'interno dell'abbonamento Game Pass per quanto riguarda la prima metà del mese di ottobre. Prima di iniziare, vi ricordiamo di mettere un mi piace e di iscrivervi con la campanella attiva sul nostro sito videogiochitalia.it e trovate l'articolo completo in forma scritta. Buona visione! Se siete fan del baseball, allora non potete perdervi MLB The Show 24. Riuscirete a diventare la nuova leggenda del baseball? Il titolo è disponibile su console. Open Roads è un gioco narrativo thriller misterioso in cui Tess, assieme a sua madre Opal, intraprenderanno un viaggio per scoprire alcuni segreti di famiglia molto oscuri. Il titolo è disponibile su console. Sifu è un picchiaduro in terza persona con meccaniche di combattimento di arti marziali. Nei panni del protagonista dovrete farvi strada tra gruppi di nemici per vendicare l'omicidio della vostra famiglia. Il titolo è disponibile per il cloud, console e PC. Mad Streets è un mix tra un party game basato sulla fisica e un picchiaduro. Se state cercando qualcosa di diverso dai soliti generi, allora questo gioco potrebbe davvero fare al caso vostro. Il titolo è disponibile per il cloud, console e PC. Molto più di un gioco di carte, Inscription vi terrà attaccati allo schermo. Il gioco fonde il deck building roguelike, i puzzle in stile escape room e l'horror psicologico. Il titolo è disponibile per il cloud, console e PC. Purtroppo, ragazzi, dobbiamo dire addio ad alcuni videogiochi che, come al solito, lasciano il Game Pass, precisamente a partire dal 15 ottobre. Vi lasciamo l'intera lista a schermo. Bene ragazzi, anche questo video giunge al termine. Noi vi ringraziamo per la visione, lasciate un like e iscrivetevi con la campanella attiva, ma soprattutto fateci sapere nei commenti a quale titolo giocherete all'interno dell'abbonamento Game Pass di questo mese, di ottobre 2024. Un saluto e alla prossima!